Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Ecco cosa è successo tra Mario e Ida dopo la fine del Trono di Uomini e Donne. Il Trono di Ida Platano è stato uno dei più seguiti di questa stagione del dating show di Maria De Filippi. Da dama a tronista, Ida ha cercato l'amore, ma le cose non sono andate come sperava. Mario Cusitore ha confessato di aver passato una notte in un B&B con una ragazza, e nonostante abbia giurato di non aver fatto nulla di male, Ida ha deciso di allontanarlo. Ida ha detto a Mario, «Non ti vergogni di tutto questo? Davanti a Maria, a tutto uno studio e a me hai mentito. Hai preso in giro pure Maria. Hai detto che non eri mai stato in quel B&B, hai detto queste parole». Successivamente, Ida ha accusato Mario di essere sempre stato disonesto e di aver giocato con i suoi sentimenti. «Da quando ti ho conosciuto, mi hai riempito di bugie. Non sei mai stato serio. Hai solo giocato con me e ti sei approfittato senza rispetto». Mario Cusitore è stato cacciato dallo studio da Ida Platano. Nell'episodio di Uomini e Donne andato in onda martedì 14 maggio, si è parlato ancora del Trono di Ida, che non si è concluso positivamente. Dopo la cacciata di Mario, anche l'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, ha deciso di lasciare il programma, accusando Ida di averlo trattato come una ruota di scorta. Nonostante ciò, secondo le anticipazioni, Mario avrebbe tentato di recarsi a Brescia per un confronto con Ida. Dopo un primo rifiuto, Mario ha cercato nuovamente di incontrarla, ma Ida ha mantenuto la sua decisione di non concedergli un'altra possibilità. L'ultimo post di Ida su Instagram sembra confermare che non ha intenzione di continuare a conoscere Mario. Ha scritto, «Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Rimani come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro. E tu, cosa ne pensi di tutto ciò? Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e un commento qui sotto. Il tuo supporto significa molto. Grazie!»